volevo dire qualcosa sul film che secondo me mostrava in parallelo queste ragazze che appunto si prostituivano, ora la scelta o non la scelta, diciamo, non mi sembrava quello il fulcro del film, mi sembrava lei, la giornalista, che a un certo punto scopre chi è lei confrontandosi con queste ragazze. Mo faccio proprio una cosa a braccio sul film. L'escluso da questo film era secondo me la possibilità per le donne, tutte, sia le ragazze che lei, di avere un desiderio e poterlo esprimere. Questo mi sembrava un po' il fulcro. Allora, i pezzi in cui lei ascoltava e ricordava gli incontri sessuali di queste ragazze, confrontate con le sue mansioni, che erano di cura dei figli, di cura della casa, faceva la lavatrice, si scottava con le ventole, massaggiava i piedi del padre, scusatemi, il padre sembrava cioè essere una eiaculazione mentre lei gli stava massaggiando i piedi, aveva la stessa faccia di uno dei clienti. Allora, questo effetto specchio che era continuo del film, è il fatto che lei si ritrova a masturbarsi nello stanzino delle scope o comunque del posto dove faceva il bucato, e che nel finale del film, dopo essere uscita, aver abbandonato la scena in cui lei non esisteva perché parlavano tra di loro, lei aveva cucinato ma nessuno le rivolgeva la parola, esce, torna, vuole avere un rapporto sessuale col marito, ma il marito le gli fa schifo, era evidente. Allora, cioè, il problema qua non è la prostituzione. La prostituzione è sicuramente tutto ciò che voi avete detto che ha a che fare con il lavoro, che ha a che fare con il problema del lavoro sessuale, il problema della precarietà, tutto quello che vi pare, ma il fulcro di questo film è che le donne, cioè quello che le donne non possono fare è esprimere il loro desiderio sessuale, ma non solo sessuale, il loro desiderio di vita, perché poi gli unici momenti in cui ridevano e stavano bene erano quando parlavano tra di loro, cioè le ragazze con lei stavano bene, lei stava bene con le ragazze. Quindi le donne sono, come dire, spezzate nei loro ruoli, quello di puttane o studentesse o madri o mogli, sono spezzate nella loro interiorità, la potrebbero riacquistare avendo il coraggio di esprimere il proprio desiderio e quindi di mandarle a cagare questi uomini veramente inutili, perché erano inutili nelle situazioni in cui l'abbiamo visti, compreso il padre di famiglia che era veramente, ogni volta che c'era una cosa seria parlava al cellulare, non aveva il coraggio di spegnerlo mai. E da lì, cioè, se lo riprendiamo il desiderio, se ritroviamo l'unione interna a noi nell'affermazione del nostro desiderio, forse il problema della prostituzione lo accantoniamo, perché, come dire, libero amore, perché, cioè, che problema c'è? A che serve lo scambio di denaro su una cosa pacifica, gratis, gratuita? Insomma, domandiamoci anche questo. L'altro discorso che volevo rispondere alla ragazza che prima era qua, che faceva la domanda provocatoria sulla prostituzione sì, prostituzione no, un'altra opzione, rivoluzione per esempio, cioè fare un passo più in là e pensare che le scelte sono tra prostituirsi o meno, ma rivoltarlo questo mondo potrebbe essere un'idea. Effettivamente, come diceva Serena, intervenire dopo quello che ha detto Mimma non è semplice, ha racchiuso tante delle cose che volevo dire, al tempo stesso credo che l'intervento di Zoe andasse nella direzione della rivoluzione, cioè l'alternativa tra prostituzione lavorativa o prostituzione sessuale, che in parte combaciano tra l'altro, appunto la risposta è l'organizzazione collettiva e provare poi a rovesciare le gerarchie tanto sessuali, tanto di potere. E diciamo, detto questo, la parte anche diciamo, sul desiderio mi va praticamente detto ciò che volevo chiedere, invece io vorrei ritornare sul punto su cui appunto con Olivia avevamo in parte già discusso, no? Prendo la frase del film perché credo che sia esemplificativa e mi ha aiutato anche molto, molto Monica poi anche nel fare questa domanda, appunto la questione di questo odore che la ragazza non si toglie di dosso, e questo odore non è quello del seme maschile ma è quello della muffa, delle case popolari.
Adesso io non è evidente, diciamo così, che le due ragazze del film sono due ragazze non politicizzate, cioè non possiamo avvicinare le situazioni che loro ci raccontano alle situazioni, per esempio, dei sindacati molto forti che ci sono in Francia, dei e delle sex workers. Non possiamo paragonare quella situazione a una via d'uscita effettivamente politica e collettiva. È pur vero, però, secondo me, come diceva anche Gaia all'inizio nel suo intervento introduttivo, che in qualche modo la scelta che queste ragazze fanno è in parte un gesto drammatico, disperato perché solitario, però è un gesto di rottura. Cioè, Gaia diceva molto bene, l'isolamento nel film, no, si dà secondo una doppia faccia, cioè l'isolamento iniziale che è l'isolamento delle istituzioni. La ragazza polacca che va per chiedere una stanza a quello che dovrebbe essere l'equivalente della casa dello studente lì in Francia e l'impiegata burocrate che le risponde che insomma lei non può fare nulla. A questo isolamento le due ragazze, appunto, in maniera disperata, quasi tragica, rispondono con questo gesto di rottura a cui sicuramente segue un'altra forma di isolamento, no? Il mentire, il fatto di avere fondamentalmente una doppia vita. E però al tempo stesso, appunto, la frase in cui si dice, in cui la ragazza dice no, l'odore che non riuscivo a togliermi di dosso è l'odore di muffa delle case popolari. L'altra ragazza, appunto, non ricordo se è sempre la stessa, che dice io potrò anche studiare, fare le stesse letture, ma io e lei non avremo mai e poi mai le stesse possibilità. Ecco, questo per me esemplifica in qualche modo uno scontro effettivamente di classe fortemente sentito dalle ragazze. Il fatto che poi si voglia, anche io diciamo così, come diceva Monica, non vedo in queste frasi la rappresentazione poi, no, del desiderio liberista e consumista eccetera eccetera. Piuttosto mi chiedo, è effettivamente una frase del genere, cioè che cosa riporta? Riporta una cancellazione di tutto ciò, come dicevi tu Olivia, no? Di tutto ciò che è popolare, quindi un voler quasi rimuovere, mettere sotto il tappeto, oppure forse questa cosa andrebbe rovesciata, perché mi chiedo perché mai ognuna di noi, a maggior ragione, se costretta a lavori precari, forme di sfruttamento di ogni tipo, perché mai dovrebbe identificarsi, riconoscersi e desiderare la muffa in una casa, desiderare quell'odore, desiderare la miseria, desiderare la povertà. Poi è evidente che, diciamo appunto, come ho detto prima, nel film non è che viene rappresentata una via d'uscita rivoluzionaria, per citare Milva, di organizzazione, però al tempo stesso non è che c'è un immaginario, cioè il fatto di non sopportare l'odore di muffa non è un rinnegare, non so come dire, un immaginario operaio di classe, è rinnegare delle condizioni di vita schifose fondamentalmente, e questo lo trovo in parte in realtà un messaggio politico, per quanto quello che vediamo sia anche una scelta appunto in quanto non organizzata eccetera, solitaria e disperata, però trovo in quella frase lì in realtà un messaggio politico molto molto forte. No, io vorrei intervenire su quanto dice Olivia Guaraldo, che è molto interessante, e vorrei innanzitutto rispondere alla domanda che poneva nel primo intervento, cioè il livello di consapevolezza e
di forza nel ribaltare i ruoli che c'è nella giornalista o nelle ragazze. Io credo che sia molto più forte nelle ragazze che non nella giornalista, semplicemente perché appunto la loro risposta è una risposta adattiva, proprio per questo, nel senso che è un modo di agire il contemporaneo, prendendone atto però di quali sono le regole del gioco. Chiaramente non è una risposta politica, e però questo film, come altre cose insomma, che ci capita di leggere o di vedere, attengono ad un'altra sfera appunto. Questa è un'inchiesta, diciamo, questo film rappresenta un'inchiesta ed è un'inchiesta. È un'inchiesta però che tiene insieme anche l'inchiestatore, appunto. L'inchiestatrice è una giornalista che possiamo definire pienamente realizzata, no? È una giornalista affermata, con una famiglia, un marito altrettanto affermato, dei figli, una bella casa nel centro di Parigi. Questa cosa la sconvolge completamente, ecco, il venire a contatto con queste ragazze sconvolge il suo equilibrio familiare, professionale e di donna. Ecco, in questo credo che, come dire, questo dia un po' la risposta alla domanda, ecco. Non c'è un'aspettativa di realizzazione in quello che fanno le ragazze, no? Nella loro esperienza, c'è semplicemente un modo di recuperare reddito e badate bene anche nell'incontro che abbiamo fatto con Thierry, da cui poi è scaturita quell'intervista di cui leggeva alcuni brani nell'introduzione, il rapporto tra soldi e tempo è fondamentale. Cioè il fatto che mi consente di guadagnare tempo per lavorare, per vivere e anche per il consumo, ecco, soldi per il consumo. Appunto io rispetto alla muffa, ecco, penso che lì il problema sia la povertà, il fatto di appunto non avere opportunità anche e soprattutto di consumo e quindi anche di realizzazione, però in questo sta un po' il segno anche dei tempi, ecco, senza essere troppo moralista. Sul piano invece della soggettivazione politica è chiaro che c'è un vuoto, ecco, questo è un altro problema però che si pone e che ci poniamo. E però appunto, come dire, queste cose qui, cioè, sono molto più utili questi elementi qui per agire in presente che non altri. Ecco, quella roba lì appunto, io faccio riferimento per esempio a un articolo che abbiamo letto, che ci è molto piaciuto, che uscì di Olivia, che uscì nella fase immediatamente precedente l'appuntamento di Se non ora quando, Piazza del Popolo, in cui sostanzialmente registravi appunto questo passaggio, ecco, dalla schiavitù al lavoro salariato, appunto, dello spazio di contrattazione che si apriva, che aprivano le donne, sempre in un quadro però di subalternità, però ne cambiava un po' i termini, semplicemente c'era un'evoluzione, ecco, c'era un passaggio, una trasformazione che non era né positiva né definitiva né risolutiva soprattutto né rivoluzionaria tantomeno. E però appunto per fare politica, ecco, per fare politica femminista, registrare quantomeno cosa si muove dentro le donne è un elemento assolutamente determinante. Io credo ci sia anche una relativizzazione del valore del sesso e della sessualità, no? Che può essere vissuta anche strumentalmente, come dobbiamo ammettere che è anche sempre stata vissuta, no?